Buongiorno, la conferenza stampa di oggi è per presentare ciò di cui abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri, in particolare, lo dico quindi qui in premessa, il Piano Nazionale della Ricerca, che è qui presentato dal Ministro della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, che ha presentato in Consiglio dei Ministri il piano che è collegato al piano europeo. Horizon 2020 rappresenta, credo, un fatto molto importante, verrà distribuito poi e rappresenta una pianificazione di lungo periodo alla quale diamo molta importanza. Poi presenteremo il collegato cosiddetto collegato agricoltura. Sono presenti qui insieme a me, che sono, come sapete, ad interim Ministro dell'Agricoltura, i sottosegretari Martina e Castiglione, che hanno insieme al Ministro De Girolamo in questi mesi preparato questo testo molto importante. Io voglio ringraziare loro, ma voglio ringraziare soprattutto il Ministro De Girolamo, perché oggi presentiamo un lavoro che è frutto del suo lavoro, è una serie di indicazioni normative molto positive e molto importanti che daranno spinta al settore. E poi con il Ministro Giovannini faremo il punto rispetto alla vicenda complessa delle regimi di incompatibilità degli enti pubblici nazionali come l'INPS. Voglio però dire in premessa, e ci tengo molto, che il Consiglio dei Ministri ha iniziato esprimendo all'unanimità e con grande forte sostegno solidarietà al Presidente della Repubblica per la richiesta di impeachment che ieri è venuta dal Movimento 5 Stelle. Riteniamo quella richiesta di impeachment un atto grave, profondamente sbagliato, completamente fuori da qualunque dimensione che abbia a che vedere con le regole del nostro Paese. È una provocazione bella e buona che rappresenta un'ulteriore tappa di questa escalation di attacco alle istituzioni che il Movimento 5 Stelle ha messo come sua azione politica. A questo aggiungo che quanto è successo in questi giorni, quanto sta succedendo oggi, gli attacchi al Presidente della Camera, Laura Boldrini, che stigmatizziamo duramente, attacchi che stigmatizziamo duramente, rappresentano una volontà a nostro avviso di prendere una strada che è antidemocratica. La democrazia si basa sul principio di maggioranza e sul rispetto delle regole con le quali le opposizioni possono legittimamente cercare di impedire l'approvazione di provvedimenti, ma la regola della democrazia non è quella per la quale si impedisce il funzionamento delle istituzioni. Quanto è accaduto in queste ore, in questi giorni, rappresenta un tentativo di prevaricare una delle fondamentali regole democratiche e il nostro Paese deve difendere le sue istituzioni. Credo che ci sia stato un livello di tolleranza fino ad oggi eccessivo rispetto a modalità che io ritengo al di fuori delle normali modalità con le quali la democrazia costituzionalmente garantita nel nostro Paese funziona e deve funzionare. E quindi credo che sia da respingere con grande forza e grande nettezza sia l'atto di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, sia gli atteggiamenti di queste ore. Aggiungo che questi sono atteggiamenti che fanno male al Paese, sono immagini che fanno male al Paese. Io domani andrò a Dubai, a Abu Dhabi, per cercare di far venire in Italia investimenti, per cercare di risolvere lì con interlocutori emiratini, per esempio la questione dell'Alitalia. Come si può pensare che interlocutori che guardano le foto, vedono le immagini che vengono dal nostro Paese, possano considerare il nostro Paese un Paese affidabile nel momento nel quale il Parlamento è oggetto delle corride alle quali abbiamo assistito l'altro giorno e
questa violenza prevaricatrice diventa la modalità con la quale si agisce. Bisogna reagire. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, il Governo ha intenzione di reagire con nettezza a queste provocazioni, la difesa delle istituzioni, in questo caso la difesa di tutti i cittadini. Aggiungo che la difesa delle istituzioni è la difesa anche dei diritti di coloro che hanno votato o di coloro che oggi sono minoranza, il Movimento 5 Stelle, ma non usa le sue prerogative, ma cerca di prevaricare le regole con le quali funzionano la Camera, il Senato e le istituzioni. Ritengo tutto questo grave, sbagliato, e penso che sia giusto reagire nettamente a difesa delle istituzioni, a difesa delle regole. Voglio anche aggiungere che oggi ovviamente è una giornata ancora in corso, molto faticosa per tutto il sistema della protezione civile, dei vigili del fuoco e tutto il sistema di gestione delle emergenze nel nostro paese, perché il maltempo sta flagellando duramente l'Italia, e quindi abbiamo non soltanto assunto provvedimenti che hanno a che fare con le emergenze di Liguria e Emilia, che nei giorni scorsi hanno flagellato quei territori con le necessarie allocazioni di risorse per l'immediata emergenza, ma oggi abbiamo seguito, anzi da stanotte che stiamo seguendo passo passo, le emergenze che si sono sviluppate, in particolare quelle attorno a Roma e quelle attorno a Pisa. Ho sentito da stanotte, ovviamente in ansia rispetto alla piena dell'Arno e alla gestione delle emergenze che anche in altre parti della provincia di Pisa, Volterra, Ponsacco, hanno colpito duramente il territorio. Voglio qui con grande forza ringraziare tutti i rappresentanti dello Stato e tutti i volontari che hanno e stanno lavorando in queste ore in provincia di Roma, che stanno lavorando in Toscana, hanno fatto un lavoro straordinario, e l'attenzione attorno a questa straordinarietà di situazione legata al maltempo ovviamente deve portarci a cercare di gestire al meglio anche queste situazioni rispetto, per esempio, alla questione degli argini, in questo caso dell'Arno, o per l'appunto delle vicende che sono capitate e stanno capitando nella provincia di Roma e che continueremo a seguire con l'attenzione che citavo prima. Dicevo che il Ministro Carrozza presenterà poi il piano della ricerca. Voglio esprimere con appunto la gratitudine che ho espresso al Ministro De Girolamo per il lavoro che ha fatto sul collegato agricoltura. Voglio esprimere alcuni punti che ritengo importanti da sottolineare, che riguardano il testo che approviamo, poi verrà presentato con più dettaglio da i sottosegretari Castiglione e Martina. È un modo per dare più slancio all'agricoltura italiana, per dare più competitività e soprattutto per ridurre la burocrazia che sta attorno all'agricoltura. L'agricoltura italiana vivrà un 2014 molto importante, perché è l'anno di preparazione per l'Expo 2015, che attorno al tema del cibo e dell'agricoltura vede appunto ruotare tutto. E quindi c'è bisogno che quest'anno sia un anno importante per l'agricoltura italiana. Ecco perché le semplificazioni per l'apertura di nuove imprese e per la gestione di molti adempimenti, ecco perché il credito d'imposta per l'attività delle imprese agricole all'estero, ecco perché tutta una serie di interventi molto importanti che verranno poi nello specifico presentati. Prima di dare la parola al Ministro Carrozza, voglio poi aggiungere un'ultima considerazione che riguarda appunto la vicenda legata al tema delle incompatibilità. Come sapete, lunedì ho chiesto al Ministro Giovannini di svolgere una relazione e di presentare una relazione che riguarda appunto le notizie, che parte dalle notizie di stampa legate a un'indagine della Procura di Roma che riguardava i rapporti tra l'INPS e l'ospedale israelitico. Presieduto l'INPS e diretto l'INPS e diretto l'ospedale israelitico dalla stessa persona, cioè il dottor Antonio Mastrapasqua.
Dall'esame che è stato fatto, fatto in modo molto approfondito, siamo arrivati a una conclusione, la conclusione che abbiamo presentato, la decisione che abbiamo assunto in Consiglio dei Ministri. La materia è una materia giuridicamente molto complessa, non sto qui a recuperarne tutti gli aspetti giuridici che sono molto complicati, perderei troppo tempo e non sarei efficace nella comunicazione che invece deve essere molto semplice. Però il punto essenziale è questo: il governo ovviamente non si sovrappone all'azione dell'autorità giudiziaria. C'è in corso un'azione dell'autorità giudiziaria, fa il suo corso, farà il suo corso, noi non ci sovrapponiamo a quell'azione. Ma nell'andare a esaminare la situazione sono emerse alcune considerazioni che ci obbligano a intervenire. Le considerazioni sono: la prima, si è evidenziato come in un paese come il nostro, nel quale il regime di incompatibilità è sancito per tutte le più importanti cariche dello Stato, le cariche politiche, membri del governo, le autorità indipendenti, viceversa non c'è alcun regime di incompatibilità per cariche di rilevanza fondamentale quali quelle degli enti pubblici nazionali. Sono tanti, tra questi c'è anche l'INPS, però ce ne sono anche altri tra questi, che si trovano a vivere in una situazione in cui i vertici non hanno regime di incompatibilità. Non avendo regime di incompatibilità non scattano norme di conflitto di interessi, quindi c'è un buco normativo, a mio avviso, a nostro avviso, assolutamente clamoroso, che va coperto, perché non è possibile che nel nostro paese si trovi in una situazione per l'appunto in cui non ci siano norme di incompatibilità per incarichi così importanti. Tutto questo ha reso possibile quello che è accaduto e per il quale appunto tanto clamore anche nell'opinione pubblica c'è stato. Quindi noi abbiamo deciso di intervenire. L'intervento che facciamo è quello di una norma, di un disegno di legge con procedura di urgenza che presentiamo oggi stesso alle Camere. Questo disegno di legge è semplicissimo e indica il fatto e la decisione che per il governo, e ovviamente adesso sta al Parlamento decidere, ma sono sicuro che su questo troveremo un'ampia intesa, l'incarico di presidente di un ente pubblico nazionale deve essere fatto in esclusiva, non può essere fatto in regimi di conflitti di interesse. Punto. Questa è la decisione che oggi noi assumiamo. Ovviamente, come sapete, la situazione di ingorgo che in Parlamento è avvenuta in questi giorni ha fatto sì, la Presidente Boldrini ha scritto una lettera al Governo per chiedere di limitare i decreti legge in questo momento, perché il Parlamento si trova ad avere un ingorgo di decreti legge e quindi noi in questo momento non possiamo assumere atti con decretazione d'urgenza, ma il gesto che compiamo è assolutamente chiaro ed è equivalente dal punto di vista politico, nel senso che per quanto ci riguarda abbiamo deciso di coprire questo vuoto normativo. Per guidare un ente nazionale come appunto l'INPS o come altri, ce ne sono, lo si deve fare in esclusiva. Aggiungo, seconda considerazione, altrettanto importante, il caso in questione è un caso molto particolare perché, come è uscito sulla stampa, però lo voglio spiegare in modo semplice, mi verrebbe da dire che c'è una norma di troppo, mentre prima ho detto che c'è una norma che manca cioè la norma sulle incompatibilità e noi la copriamo, qui c'è forse una norma di troppo, nel senso che le nomine dovrebbero essere fatte attraverso una procedura che fa sì il Consiglio dei Ministri e poi tutti gli altri aspetti. In questo caso la norma e la nomina è fatta per legge. Voi sapete che il decreto legge Salva Italia ha deciso per norma, quindi per decreto legge, la nomina del Presidente dell'INPS. E quindi come tale, lo dico a tutti coloro che in queste ore, in questi giorni hanno parlato, hanno proposto, hanno richiesto commissariamenti e quant'altro, una nomina per legge non può che essere cambiata o attraverso una legge o attraverso le dimissioni. Punto. Non ci sono altre modalità, mi sembra questo abbastanza chiaro. Stante quindi quella situazione abbiamo deciso di accelerare un percorso che il Ministro Giovannini aveva già iniziato, che era un percorso legato alla nuova governance dell'Istituto. Questo percorso, come sapete, è legato alla fusione che c'è stata tra INPS
INTAP, c'è bisogno di una nuova governance. Ci eravamo dati il mese di marzo per presentare la nuova governance, a questo punto accelereremo e contiamo di fare la consultazione dei sindacati e delle forze politiche, perché sarà il Parlamento poi ad approvare questa norma, in modo tale che si copra anche qui il vuoto normativo che oggi c'è, perché oggi non c'è la governance nuova della fusione INPS-INPTAP. Dobbiamo crearla e contiamo che questo, dopo questa acceleratissima consultazione che il Ministro Giovannini farà con le forze politiche, perché poi deve essere votata dal Parlamento, e con i sindacati, avvenga rapidissimamente nei prossimi giorni. Quindi la indicazione che abbiamo preso mi sembra abbastanza chiara. Noi riteniamo che conflitti di interessi come questi, che nella sostanza ci sono, ma non sono rilevati dalle norme, perché non c'è una norma in grado oggi di far rilevare un conflitto di interesse, debbano terminare, cessare, e che quegli incarichi debbano essere fatti, debbano essere svolti in esclusività. Questo punto è un punto essenziale, così come il mio incarico è fatto in totale esclusività e quello delle persone che oggi svolgono incarichi di governo, così come l'incarico di un presidente di autorità indipendente è svolto in esclusività, cioè solo quello, riteniamo che la stessa cosa debba avvenire anche per l'appunto per l'INPS e gli altri enti paragonati all'INPS, l'Istat, l'INAIL. La cosa vale ovviamente per i grandi soggetti, i grandi enti pubblici nazionali come quelli. Ho parlato fin troppo, mi scusate, do la parola al Ministro Carrozza. Dunque, oggi abbiamo esaminato in Consiglio dei Ministri il Programma Nazionale per la Ricerca, che è un piano, che è un atto di indirizzo che è previsto per legge e che inizialmente era di 3 anni, noi questa volta lo facciamo di 7 anni, ed è un programma nazionale che si affianca al programma europeo che si chiama Orizzonte 2020, Horizon 2020. Quindi l'Italia definisce e stabilisce le proprie priorità nel settore ricerca e le modalità di finanziamento della ricerca attraverso questo programma che dura 7 anni e che noi stiamo cominciando ad esaminare adesso. Abbiamo sin dall'inizio del mio insediamento, quindi da luglio 2013, è iniziato un grande percorso, lungo e complesso percorso di consultazione di tutti gli interlocutori del sistema della ricerca in Italia, sia per quanto riguarda gli enti finanziatori, ministeri, Ministero dell'Ambiente, Salute, Difesa, per esempio, oltre al mio Ministero della Ricerca, e tutte le imprese, associazioni di imprese, imprese dei vari settori e tutti quelli che a vario titolo operano nel mondo della ricerca. Sono venute più di 2000 manifestazioni di interesse, dalle quali noi abbiamo estratto una serie di griglie e di priorità che poi sono elencate nel seguito. Quindi questo è un documento che è un documento aperto, necessario per allineare l'Italia alle migliori pratiche europee e anche necessario per dare un atto di indirizzo a tutti gli enti che finanziano la ricerca e una modalità di identificazione delle varie linee programmatiche che vanno sulle persone, vanno sugli enti nel senso di attività di ricerca e vanno anche sulle infrastrutture di ricerca. Per farvi un esempio, un'infrastruttura di ricerca è il telescopio che è a Cagliari ed è un telescopio internazionale che si trova in Italia, o il sincrotrone di Trieste o i laboratori nazionali del Gran Sasso, che sono un esempio di infrastrutture di ricerca che sono previste e finanziate nell'ambito di questo programma di ricerca. L'obiettivo di questo programma è il rilancio della ricerca in Italia e soprattutto l'attrazione di capitale umano qualificato, i ricercatori, dando loro una prospettiva di 7 anni su come a livello nazionale noi finanzieremo la ricerca, i ricercatori e le infrastrutture. Abbiamo seguito lo stessa modalità di preparazione che viene seguita a livello della Commissione europea, quindi
la stessa modalità di interlocuzione con i portatori di interesse e la stessa definizione di obiettivi e anche la stessa collaborazione fra enti di ricerca e imprese. Sono tre temi fondamentali: eccellenza scientifica, che è l'obiettivo più alto di questo programma, infrastrutture di ricerca e leadership industriale. Per questo il programma nazionale è partito in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, che è stato un attore fondamentale in questo percorso di interlocuzione e costruzione delle misure. Quindi, allo stesso modo come esistono programmi europei di finanziamento che vanno dalla istruzione, ricerca e competitività, noi abbiamo seguito lo stesso percorso e per questo abbiamo collaborato strettamente, d'accordo con il ministro Zanonato, a costruire questa infrastruttura. Per essere chiari, noi abbiamo identificato 11 sfide per la ricerca italiana nel prossimo futuro, che va dal progresso scientifico e culturale, molto generale, alla salute, alla bioeconomia, la sicurezza, l'impatto ambientale, il clima, lo spazio e l'astronomia e via dicendo. Quindi sono 11 sfide che si trovano e sono molto simili alle sfide del programma Orizzonte 2020, ma declinate sulle priorità italiane. Per ognuna di questi ambiti, facciamo un esempio sul trasporto verde intelligente, smart and green transport. Per questo noi avremo delle misure che andranno sull'eccellenza scientifica, delle misure che andranno sulle infrastrutture di ricerca e delle misure che sono di leadership industriale. Quindi non si parla più di ricerca applicata, ricerca di base, ma di queste tre linee in un senso più moderno. Nell'ambito di questo ci tengo a dire, per poi cercare di chiudere in modo più sintetico possibile, ma a dire le cose essenziali, che noi abbiamo sentito tutti i ministeri che hanno un portafoglio ricerca e che questa è la prima volta che in Italia tutti i ministeri e i ministri e le strutture tecniche si coordinano insieme per dare un quadro di riferimento che sia spendibile come segnale ai ricercatori, alle imprese italiane, ma anche a livello europeo, vista anche la prossima presidenza del semestre, l'Italia avrà un programma nazionale che sarà costruito su tutte le priorità e darà spazio alle ricerche che vengono effettuate in tutti gli enti di ricerca vigilati da tutti i ministeri. Quindi abbiamo costruito queste griglie, abbiamo più di 2000 manifestazioni di interesse, abbiamo definito i fattori abilitanti e, senza stare a declinare tutte le misure che noi abbiamo identificato, vi faccio l'esempio di una che è già partita. Noi siamo già partiti come Ministero della Ricerca con un bando giovani ricercatori con 50 milioni di euro, che è esattamente una delle caselline e delle modalità che potranno essere costruite in questo ambito. Quindi quando il Ministero della Salute vorrà fare una misura giovani ricercatori, sarà proprio in questo quadro di riferimento e con una linea simile a finanziamento e responsabilità del Ministero della Salute, ma inquadrata in una roadmap nazionale. Quindi avremo programmi per attrarre i ricercatori, i migliori ricercatori in Italia, programmi sulle infrastrutture di ricerca, programma per la ricerca italiana di eccellenza. I finanziamenti del MIUR, a titolo di esempio, sono già stati tutti inquadrati in questo piano e si tratta di circa 900 milioni di euro per i prossimi 7 anni, e così stanno facendo il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha già aderito, il Ministero della Difesa e tutti gli altri ministeri. Alla fine di questo percorso, il prossimo passaggio sarà un passaggio al CIPE con l'approvazione definitiva, noi avremo un programma nazionale a scorrimento che ogni anno potrà essere rivisto e si potrà certificare l'ammontare che in Italia spendiamo per la ricerca, sia per la ricerca finanziata da enti pubblici che privati, nell'ambito proprio di un quadro di riferimento. Ci tengo a dire che questo sforzo è importante soprattutto per il sistema della ricerca pubblica e privata, e che il sistema della ricerca pubblica e privata ha dato un'adesione massiccia sia da parte delle imprese che del mondo della ricerca, e c'è una volontà di
partecipare a questo programma aperto e di contribuire a creare un sistema della ricerca italiano. E mi sembra che questo di per sé sia già un obiettivo estremamente importante. Un attore fondamentale sono le regioni, che sono già state consultate, hanno già contribuito e reagiscono in questo quadro finanziando a loro e sotto loro responsabilità alcune azioni, ma sempre in un quadro di riferimento nazionale. Concludo dicendo che questo programma non solo ci permetterà di definire una modalità di selezione, programmazione, finanziamento e monitoraggio dei progetti a livello italiano, ci permetterà di avere delle linee guida a livello italiano per la valutazione dei progetti di ricerca, ci permetterà di avere dei comitati di programma definiti e sotto la responsabilità dei vari enti finanziatori che definiranno poi i bandi della ricerca e che saranno formulati nella stessa maniera in cui si formulano a livello europeo. Quindi l'Italia avrà una struttura gemella italiana che funzionerà allo stesso modo dei programmi europei. E quindi, come è stato ribadito in Consiglio dei Ministri, concludo dicendo che questo aumenterà la capacità dei nostri ricercatori, sia del mondo pubblico che privato, di competere a livello europeo, perché si troveranno due sistemi che si parlano in modo trasparente. Quindi preparare un piano, un progetto, una risposta a una call, a un bando italiano, sarà come prepararla per un bando europeo. Questo dovrebbe essere nella direzione di migliorare la competitività del nostro sistema a livello europeo. Grazie. Grazie. Ora io chiederei ai due sottosegretari di illustrare il disegno di legge sulla collegato agricoltura. Vorrei solo anche dare questa ulteriore informazione. Tra gli altri provvedimenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche i regolamenti di riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero della Salute, su proposta dei rispettivi ministri e del Ministro della Pubblica Amministrazione. Sono due regolamenti importanti che fanno parte di una, come dire, di una partita, di un intervento più complessivo di attuazione della normativa sulla spending review del precedente governo, che però viene realizzato in maniera unitaria da questo governo. Infatti nelle prossime settimane, comunque entro il 28 febbraio, avremo il quadro completo della riorganizzazione dei ministeri. Grazie. Non so. Grazie. Assieme al collega Martina illustreremo i provvedimenti che riguardano il collegato all'agricoltura. Quindi intanto ringrazio il Presidente che ha voluto entro i termini previsti dalla legge presentare questo collegato, e quindi lo ringrazio per questo, ma ringrazio soprattutto il lavoro che ha svolto, lo ha detto il Presidente del Consiglio, il Ministro De Girolamo. Questi provvedimenti seguono quello che è l'indirizzo che in questi mesi abbiamo portato avanti: il tema della semplificazione, il tema della sburocratizzazione, il tema dell'accelerazione degli investimenti nel comparto agricolo sono il tema centrale. Quindi per questo dico che oggi nel Consiglio dei Ministri si è deciso in maniera significativa di dare alcuni segnali molto importanti. Penso al uno degli articoli più importanti, ritengo che sia quello del tema della semplificazione. Ridurre da 180 giorni a 60 giorni i termini per la formazione del silenzio assenso per i procedimenti amministrativi, penso che sia un segnale molto forte, sia un segnale molto incoraggiante, sia un segnale che va in direzione di quello che diceva il Presidente del Consiglio, di voler favorire la nascita di nuove imprese agricole. Quindi di un terzo si riduce i termini per la formazione del silenzio assenso sui procedimenti amministrativi. Quindi se questa misura la uniamo a quello che previsto dalla nuova programmazione 2014-2020 con risorse significative per i giovani, il 2% della nuova politica agricola comunitaria è destinata agli investimenti, soprattutto iniziative produttive promosse dai giovani. Quindi questo è un mix sicuramente positivo, significativo e importante. Era importante anche inserire una norma che semplificasse le procedure.
sul tema della semplificazione dei controlli. Il mondo agricolo è molto attento al tema della semplificazione. Purtroppo molti interventi, soprattutto in tema di controlli, numerosi sono gli organismi preposti ai controlli. Questo è un tema molto sentito dal mondo agricolo, molto atteso questo provvedimento. Quindi con la norma prevista nel collegato si prevede un rafforzamento del coordinamento tra tutti gli organi di vigilanza, si evitano le sovrapposizioni, si evitano le duplicazioni di controlli, addirittura ci sarà la creazione di un verbale degli accertamenti. Significa che i periodi, le materie oggetto di accertamento non possono essere sottoposti a nuovi controlli. Immaginate questo cosa significa per una impresa agricola: non subire la duplicazione dei controlli, l'aggravarsi delle procedure. Quindi tutto questo è un provvedimento che certamente era molto atteso dal mondo agricolo. Poi ci sarà anche l'introduzione di un interscambio di dati informatici. Le amministrazioni vigilanti, le amministrazioni che controllo, finalmente avranno anche la possibilità di scambiare i dati su base informatica. E quindi questo è un altro intervento molto significativo. E poi un settore strategico, prioritario per l'agricoltura italiana, è il tema dell'agricoltura biologica. Anche sull'agricoltura biologica abbiamo previsto una semplificazione delle procedure, seguendo e quindi sempre secondo i dettami comunitari. È stato istituito il sistema informativo per il biologico, molto importante. Quindi ci sarà una informatizzazione di tutto il settore biologico per ridurre tutti gli adempimenti burocratici. È un tema fisso quello della riduzione degli adempimenti burocratici e semplificare le procedure in un settore strategico. L'agricoltura biologica per noi è uno degli elementi fondamentali del comparto agricolo nel nostro Paese. Quindi, e soprattutto c'è anche un'attenzione per un adeguato, per garantire adeguati strumenti di controllo. Penso che sia in tema di spending review, in tema di azione del governo, un altro provvedimento importante, che è quello del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole. Su questo c'è stata già un'attenzione da parte delle commissioni parlamentari, c'è un lavoro in itinere, abbiamo voluto accelerare, abbiamo voluto mettere a sistema tutte le iniziative e le idee che sono venute dal dibattito parlamentare, ma non c'è dubbio che era assolutamente urgente prevedere un riordino ed una riorganizzazione degli enti che sono vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole. C'è una delega, è prevista una delega entro 12 mesi per la riduzione, per il riordino di tutti gli enti vigilati. Si fissano i principi e i criteri direttivi della delega, si dà una maggiore efficienza agli enti vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole. È prevista una valorizzazione delle risorse interne ai vari enti e soprattutto è prevista la destinazione del 50% delle risorse che noi recupereremo dalla maggiore efficienza e soprattutto dalla razionalizzazione. Il 50% di queste risorse sarà destinata agli investimenti nel comparto, nel settore dell'agroalimentare, e soprattutto per favorire la internazionalizzazione e il Made in Italy. Il tema della riorganizzazione principalmente interesserà l'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Si concentreranno ulteriormente, attraverso la riorganizzazione dell'AGEA, le attività in capo al Ministero delle Politiche Agricole. Vorremmo prevedere, possibilmente ci sarà una previsione di una soppressione di AgeControl. AgeControl è una struttura controllata da AGEA, e quindi potenziare il nucleo di coordinamento, il nucleo dei carabinieri del Ministero delle Politiche Agricole. In un'ottica di razionalizzazione, di rifunzionalizzazione, di riordino, sarà prevista anche all'interno la soppressione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, l'INEA. Le funzioni saranno trasferite al CRA, il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, e su questo anche il riordino del CRA, che ha, come voi tutti sapete, ha diversi enti sul territorio nazionale. Quindi sarà riorganizzato anche l'ISMEA e l'ISA, gli interventi dell'Istituto LISA confluirà nell'ISMEA.
Poi un'altra misura molto importante è quella del credito d'imposta per un massimo del 40% delle spese per nuovi investimenti, guardando ai mercati esteri, guardando all'export, guardando al uno dei dati più importanti sul versante economico in questo ultimo anno, i dati economici di quest'ultimo anno, è che la vocazione, la propensione del nostro Paese, dei settori soprattutto più vitali dell'economia agricola, verso l'export. Allora si favorirà una ampliamento, la realizzazione e l'ampliamento di reti logistiche, infrastrutture logistiche e distributive attraverso un credito d'imposta, un massimo di 500.000 euro. Destineremo su questo 12,5 milioni di euro, 5 milioni già nel 2014, 5 milioni nel 2015 e 2,5 milioni nel 2016. Quindi questo intervento certamente favorirà ulteriormente l'espansione delle nostre imprese agricole, dei nostri prodotti nazionali all'estero, e certamente questa attività, questa azione non solo si esplicherà nel breve e medio periodo, ma anche nel medio-lungo periodo sarà un intervento importantissimo per la nostra agricoltura. Do la parola al collega Martina. Abbiamo fatto un lavoro tutto sinergico, il lavoro già svolto dal ministro De Girolamo, ma oggi riassunto da noi, dai due sottosegretari, sotto chiaramente la ferma volontà del governo e del Presidente del Consiglio di portarla avanti. Quindi do la parola al collega Martina. Sì, grazie. Anch'io voglio ringraziare innanzitutto il ministro De Girolamo per il lavoro fatto fin qui. E completando il quadro degli interventi, aggiungo che tra i provvedimenti che voi troverete in questo corposo testo c'è l'avvio di un obiettivo, di un percorso molto ambizioso per l'agroalimentare italiano, legato in particolare all'idea che con un tavolo presso il nostro Ministero, con tutte le organizzazioni, noi si vada a definire un percorso per l'identificazione di un brand del Made in Italy agroalimentare italiano. Un obiettivo ambizioso ma necessario per portare a sistema uno dei patrimoni fondamentali dell'economia italiana, che si sta sviluppando sempre più attorno proprio al nostro settore, all'agroalimentare tutto. Consideriamo che stiamo ragionando di un settore che produce più di 250 miliardi di euro l'anno di fatturato e oggi rappresenta il 17% del PIL italiano, quindi un settore strategico. Avvieremo questo percorso, lo faremo con le organizzazioni di rappresentanza, lo faremo nel pieno rispetto della normativa europea che fissa alcuni paletti fondamentali da questo punto di vista, ma non rinunciamo all'idea di costruire un punto di originalità del sistema Italia da questo punto di vista. Altro intervento molto significativo che sottolineo in particolare in queste ore di difficoltà a proposito di calamità naturali e di interventi a seguito di situazioni calamitose come quelle che stiamo vivendo. Nel provvedimento noi identifichiamo un percorso preciso attraverso una delega al governo per innovare gli strumenti di sostegno al reddito per gli agricoltori, in particolare nella gestione dei rischi in agricoltura e più in generale lavorando sulle grandi opportunità che la nuova politica agricola comunitaria ci offre, in particolare legata ai fondi per la mutualizzazione e agli strumenti di stabilizzazione del reddito delle imprese agricole. Tenete conto che una delle linee di intervento fondamentali fissata anche recentemente dall'accordo con le regioni per il piano di sviluppo rurale fissa proprio su questo crinale una delle materie decisive della programmazione prossima del sistema Italia. Stiamo parlando di risorse potenziali per 1,6 miliardi di euro nei prossimi 7 anni, quindi risorse molto importanti e tanto più di fronte appunto ai casi che stiamo vivendo anche in queste ore, la necessità di innovare una strumentazione da questo punto di vista è urgente e noi lo facciamo anche con un provvedimento che da questo punto di vista io sono sicurissimo ci aiuterà a migliorare la risposta che il sistema pubblico, le istituzioni devono dare al comparto. Ulteriore misura che vogliamo assolutamente sottolineare è legata
al sostegno all'imprenditorialità giovanile in campo agricolo. In questo caso noi facilitiamo l'accesso al credito in particolare per i giovani sotto i 40 anni che fanno impresa agricola. Lo facciamo con una misura che agevolerà mutui a tasso zero per 10 anni sugli interventi appunto di investimento fino a 1,5 milioni, legandolo in particolare alla promozione dell'imprenditorialità under 40, un provvedimento a cui teniamo tantissimo e che pensiamo possa generare, o meglio, valorizzare ancora di più quello che già sta accadendo, cioè il fatto che da nord a sud, in particolare i giovani tornano in agricoltura e sviluppano quel nesso formidabile di innovazione, di appunto imprenditorialità che soprattutto nel comparto agricolo può veramente costituire un punto rilevante per tutto il sistema Italia. Facciamo una prevediamo un intervento molto significativo dal lato, diciamo, del sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica in agricoltura, sostenendo in particolare le reti d'impresa. Anche questo è un punto importante di scelta che io voglio richiamare, perché decidiamo sostanzialmente di lavorare in particolare con le imprese che sviluppano i contratti di rete e identifichiamo proprio questo strumento come uno strumento fondamentale per aggregare il sistema delle imprese e fare un'operazione anche qui sistemica, evitando lo spappolamento in mille rivoli delle misure di accompagnamento e di sostegno proprio alla ricerca e all'innovazione. Ultimo punto che voglio sottolineare, tra i, diciamo, i contenuti forti di questo provvedimento, il sostegno all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta. Anche qui individuiamo due percorsi, due misure importanti, una per l'agricoltura sociale e l'altra per i prodotti a filiera corta, consapevoli che dentro il mix di interventi che abbiamo costruito noi lavoriamo su alcuni tasti cruciali per il sistema. Diceva bene il sottosegretario Castiglione, la semplificazione, io aggiungo l'internazionalizzazione, perché questa è una delle chiavi di volta del sistema, e sicuramente la valorizzazione, diciamo, delle tipicità e delle innovazioni che nel territorio si sono prodotte in questi anni, in particolare nel settore agroalimentare. Ha detto bene il presidente Letta, il 2014 è l'anno cruciale di preparazione dell'Italia verso Expo 2015, è anche l'anno cruciale per definire il progetto italiano dopo la nuova PAC e la programmazione europea 2014-2020. Siamo veramente ad un incrocio molto importante per l'agricoltura italiana. Questo provvedimento, secondo me, getta le basi fondamentali per lavorare bene nei prossimi mesi su un comparto strategico. Grazie. Se ci sono domande, altrimenti andiamo. Allora, buon pomeriggio e grazie.